Essere donna oggi in Italia vuol dire essere sempre solo attenti, non poter mai abbassare la guardia. Essere una donna rispetto a un uomo, ce lo dicono proprio i dati per cui gli uomini guadagnano tendenzialmente di più rispetto alle donne tutte. Poi se sei pure una donna nera, ovviamente questo può essere discriminatorio. Questo è forse uno dei paesi rimasti più sessisti in Europa. Hai comunque sempre più bisogno di mostrare una sicurezza, una professionalità, una freddezza in un qualche senso per farti rispettare. Facile che ti venga chiesto come sei arrivato, dove, ti vengano fatte delle battute, cose che vengono passate con leggerezza. E viceversa in questo paese, forse anche perché è una cultura cattolica molto radicata, abbiamo lo schema della donna o Madonna o Maddalena, e quindi uscire da questi schemi sociali fa paura. La donna è importante su tutto per l'uomo, per la famiglia, per i figli. È una condizione bruttissima perché le donne non sono apprezzate. E perciò non va bene, sono maltrattate, non sono riverite bene. Leggevo sui libri sul romanticismo e su questa storia del gentil sesso, mi illudevo insomma che i tempi fossero ancora quelli, ma non è così. Il processo di indipendenza della donna necessita ancora di alcuni passaggi in Italia sicuramente rispetto all'Europa. Bisognerebbe attuare la condivisione del potere, potere politico, potere economico, e questo è ancora molto lontano perché la cultura ancora è molto arretrata. Non così trattata come adesso, più valore alla donna bisogna dargli. I presunti scandali sessuali risalgono ad un'epoca fa. Sono stati ovviamente, e gli italiani e le italiane lo sanno molto bene, una manipolazione, una strumentalizzazione. Il fatto che stiamo tornando sulla scena dei personaggi politici che hanno avuto degli atteggiamenti decisamente discriminanti verso le donne o incriminazioni, come può essere stato tutto il caso del Unga Bunga di Berlusconi, è decisamente preoccupante.